Buongiorno a tutti, benvenuti nell'aula virtuale del Laboratorio Aperto. Quest'oggi ospitiamo il talk organizzato in partnership con Tecnopolo di Ravenna e Cluster Green Tech, dedicato più all'aspetto scientifico delle attività del Laboratorio Aperto. Il tema plastiche, bioplastiche, e ne parliamo con Antonella Iacondini, Katia Ferrari, Anna Maria Celli, Marco Scoponi. Prendete posto, l'aula si sta piano piano riempiendo. Io intanto passo la parola a Antonella Iacondini che modera quest'oggi il talk. Benvenuti a tutti e buon lavoro. Bene, grazie Elisa, buongiorno a tutti. Allora, intanto condivido. Allora. Un attimo che condivido. Ecco qua. È andata a buon fine la condivisione? Sì. Perfetto, grazie. Allora, io non riesco a vedere Tu se non ci vedi più sono. noi, vedi lo schermo, ma noi ti Ecco, vediamo. no, volevo sapere se diciamo se posso partire, se le persone sono già Certo, collegate. sì. Ok. Allora, buongiorno a tutti, grazie Elisa per l'introduzione. Oggi parleremo insieme di un argomento molto interessante e molto attuale che è plastica e bioplastica, istruzioni per l'uso e il riuso. Come diceva Elisa, il webinar è organizzato in collaborazione con i laboratori aperti, col Cluster Green Tech e noi di CIFLA che siamo gestori del Tecnoporo di Ravenna. Tre semplici regole, vi preghiamo di tenere il microfono e le telecamere spenti. L'evento verrà registrato e lasciato per qualche giorno sulla pagina Facebook dei Laboratori Aperti e al termine verrà dato spazio alle domande che potranno essere scritte. Brevissima introduzione su che cos'è il Tecnopolo di Ravenna. Il Tecnopolo di Ravenna è uno dei 10 tecnopoli della rete dei tecnopoli dell'Emilia-Romagna, un'infrastruttura creata dalla regione Emilia-Romagna per mettere in collegamento tutto quello che produce innovazione tecnologica nella nostra regione con le imprese, con le istituzioni, con le pubbliche amministrazioni e la cittadinanza. Vedete che esiste un tecnopolo per ogni capoluogo di provincia e i tecnopoli gestiscono l'innovazione secondo le competenze che negli anni hanno sviluppato sul proprio territorio. Quindi qui vedete che ad ogni città corrispondono delle competenze specifiche, nello specifico per noi di Ravenna la nautica, l'energia, l'ambiente, il restauro architettonico e i nuovi materiali sono quelli principalmente affrontati, con 81 laboratori di ricerca industriale, 14 centri per l'innovazione e, come vi dicevo, 10 tecnopoli su tutta la regione. I tecnopoli sono l'hub territoriale che mette in comunicazione l'innovazione con il territorio regionale. Il Tecnopolo di Ravenna ha due sedi, Ravenna e Faenza. A Ravenna troviamo fondamentalmente i laboratori dell'Università di Bologna che si occupano di nautica con la meccanica avanzata materiale, di ambiente, mare ed energia da veramente tanti diversi punti di vista e nel campo dell'edilizia e costruzione, soprattutto il restauro architettonico. I laboratori di ricerca industriale di Faenza si occupano prevalentemente di materiali compositi e materiali ceramici con laboratori dell'Università, del CNR e dell'INEA. E anche con Certimac, che è un organismo partecipato sia da Enea che da CNR. I tecnopoli, abbiamo detto, sono hub territoriale e lavorano in stretta collaborazione con quelli che invece sono gli hub tematici creati dalla regione all'interno della rete alta tecnologia
e che sono i cluster. Dei cluster, sui cluster non mi dilungo perché la collega Katia Ferrari è più, diciamo, abilitata di me a parlarne, ma diciamo qui volevo farvi vedere, segnate in giallo, per il territorio ravennate le, diciamo, le tematiche più, più che vengono studiate di più sul territorio ravennate, e l'insieme di tutte le tematiche che tutti i cluster in agri-food, build, meccanica avanzata e materiale, salute, create, green tech e innovazione portano sulla regione. Vi introduco i relatori di questa mattina. Katia Ferrari è Innovation Manager del Cluster GreenTech. Katia Ferrari, dopo una laurea in scienze ambientali, ha lavorato all'estero, in Portogallo e in Mozambico, per più di 10 anni nella cooperazione internazionale per lo sviluppo. È esperta di rifiuti solidi urbani, in particolare nelle città africane. E, quando è tornata in Italia, ha ottenuto un dottorato di ricerca in ingegneria dell'innovazione industriale. Ha strette collaborazioni con scuole, centri di formazione, associazioni, università sulla sostenibilità, l'economia circolare e i rifiuti, e dal 2018 lavora col Cluster GreenTech, che è un'associazione, appunto, come vi spiegavo, che promuove l'innovazione e la ricerca industriale. Anna Maria Celli è professoressa associata del Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica Ambientale e dei Materiali, laureata in chimica con dottorato di ricerca in ingegneria dei materiali. Dopo un'esperienza di lavoro in un centro di ricerca industriale, è tornata in università. Qui si occupa di scienza dei polimeri, in particolare sintesi e caratterizzazione di nuovi materiali plastici, e, ad esempio, plastiche derivate da biomassa. È responsabile di diversi progetti nazionali e internazionali sulla valorizzazione della biomassa per ottenere materiali avanzati e nuove strategie per il fine vita dei materiali polimerici. Parlerà poi con noi Marco Scopone, che è direttore tecnico di APM, laboratorio accreditato alla rete alta tecnologia nella regione Emilia-Romagna, settore energia e ambiente. È primo ricercatore presso l'Istituto di Sintesi Organica e Fotoreattività, presso il Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche dell'Università di Ferrara, e docente nella laurea magistrale in energia meccanica col corso Tecnologie di lavorazione dei materiali polimerici. È stato responsabile scientifico di diversi progetti nazionali ed europei sulle bioplastiche. Nel 2007 ha creato questa società di spin-off Advanced Polymer Materials, APM, in collaborazione con l'Università di Ferrara. Questo spin-off si occupa di trasferimento tecnologico con materiali polimerici industriali. Questo per dare, diciamo, una breve presentazione delle persone che oggi ci racconteranno, diciamo, passato, presente e futuro della plastica e della bioplastica. Comincerei parlando con Katia per introdurre velocemente il problema, nel senso che la plastica dall'inizio del Novecento ha avuto un percorso di sviluppo veramente eccezionale e per diversi decenni ha avuto connotazioni solo positive, in quanto un materiale versatile, economico, atossico per l'uomo. In tempi più recenti la percezione è molto cambiata, tanto da diventare quasi uno dei peggiori nemici dell'ambiente. Ora, Katia, tu come diciamo, hai una visione come Cluster GreenTech, perché vedi tra i tuoi associati molti soggetti interessati a vario titolo a una visione chiara del problema per l'utilizzo della plastica nei moderni processi industriali. Cioè, quali sono i concetti principali che possono interessare sia le nostre imprese che i nostri centri di ricerca dal punto di vista della produzione e anche dello smaltimento? Ciao, grazie Antonella, buongiorno a tutti. Io vi risparmio le slide così sono rapida e lascio la parola ai nostri due esperti. Il Cluster GreenTech, come hai detto bene, è un'associazione privata di enti. Adesso attualmente ne abbiamo 74 di soci, più o meno metà sono imprese private e l'altra metà sono laboratori di ricerca industriale o enti di formazione, sia pubblici che privati. Sia l'Università di Bologna, con diversi CIRI, centri di ricerca industriale, che APM, sono soci nostre. Per noi il problema è fondamentale perché riteniamo che sia indispensabile coinvolgere tutti gli attori di quella che viene definita la quadrupla elica, cioè i policy maker, la ricerca, l'impresa, ma anche le persone normali, i cittadini, perché sono quelli che usano
i materiali sono attori fondamentali di quello che poi vedremo è il processo di utilizzo e di smaltimento delle diversi tipi di plastica. Il cluster al suo interno, come vedete la slide di Antonella, ha due value chain, quindi due direttrici di lavoro, una legata più all'energia, alla low carbon economy e una alla sostenibilità. Noi abbiamo creato l'anno scorso dei gruppi di lavoro dove i soci si incontrano su delle tematiche specifiche e dialogano, perché l'idea è proprio quello di fare in modo che ci sia collaborazione dall'inizio fra ricerca e impresa per andare a portare le competenze ricche che abbiamo nella regione Emilia-Romagna verso delle soluzioni innovative scalabili a mercato. Quindi è fondamentale, il nostro focus è molto sulla collaborazione e lo scambio di conoscenza e il lavoro in gruppo. Poi facciamo anche molto supporto a quello che sono i policy maker regionali nella definizione delle strategie, cercando anche qua di contribuire attraverso le conoscenze dei soci, sviluppando il dialogo e il lavoro congiunto. Abbiamo un gruppo di lavoro che si occupa di economia circolare. L'economia circolare è un concetto molto ampio, si propone appunto di affrontare l'economia con un modello che non sia lineare, quindi non sia prendo le risorse non rinnovabili, spesso uso le risorse per fare dei prodotti o dei processi o dei servizi e poi ho degli scarti, che siano essi solidi, gassosi o liquidi, ma cercare un meccanismo virtuoso per cui scarti e emissioni dannose siano ridotte al minimo. In questo approccio la diminuzione, quindi l'ecodesign, la riduzione, il riciclaggio, l'uso efficiente di tutte le risorse è un focus importante. Sulla plastica introduco solo quello che poi andranno a spiegare molto bene Marco e Anna Maria. C'è stato, soprattutto pre-Covid, adesso si è un po' assopito, ma è importante parlarne di nuovo, una demonizzazione della plastica a 360 gradi da parte delle persone, quando in realtà i nostri soci, noi riteniamo che la plastica diventi un problema nel momento in cui non è usata, prodotta e smaltita in modo responsabile e corretto. Quindi il problema grave è quando troviamo la plastica abbandonata nell'ambiente e poi sappiamo i problemi che può causare a livello di oceani, corsi fluviali. La plastica però è un materiale utile, indispensabile, come dicevi tu, che in molti casi è difficilmente sostituibile. L'approccio che crediamo corretto sia quello appunto di analizzare tutto il ciclo di vita dei prodotti diversi, di diverso tipo in plastica, e analizzare bene eventuali alternative, strategie per la riduzione e il riciclo e la raccolta per il riciclo e eventualmente la sostituzione con altri materiali. Questo è l'approccio che noi ci proponiamo e speriamo che questo dialogo serva anche per creare un po' più di consapevolezza e di conoscenza di quello che è un settore molto complesso che va affrontato insieme e con le conoscenze adatte. Quindi io terminerei qui, lascerei la parola agli altri relatori, a te Antonella, poi se serve sono qui per altri. Attiva il microfono, Antonella. Scusateci, ma abbiamo avuto un problema perché vedete che Anna Maria Celli è scomparsa dalla riunione, stiamo cercando di contattarla via telefono. Allora. Magari mentre aspettiamo io chiacchiero un po', così non lasciamo il silenzio. Grazie. Un'altra considerazione, do un po' faccio un po' un calcio, un passaggio poi per i discorsi che faremo dopo più tecnici. Importante è anche capire che la plastica non è una cosa unica, ci sono vari tipi di plastica, sono molto numerosi, e l'altro aspetto importante è capire che quello che noi usiamo spesso è formato da dei mix, dei blend di plastiche diverse, quindi anche che tipo di utilizzo, trattamento, destinazione finale il nostro prodotto, dalla bottiglia dello shampoo alla sedia in plastica, agli scarponi da sci, eccetera, dovrà intraprendere, quindi poi che soluzioni adottare per diminuire gli impatti, vuole dire anche capire di che cosa sono fatti quei mix. Poi l'altra cosa importante è la differenza nei termini tra bioplastica, e vedremo poi con i nostri esperti,
bioplastica, plastica biodegradabile o plastica compostabile. Sono tre cose diverse che in qualche modo si possono intersecare. Quindi l'importante è capire, avere quello che manca un po', un sistema anche di riconoscimento, di etichettatura, di informazione corretta al consumatore che saprà come smaltire a fine vita, che deve essere comunque la vita del prodotto più lunga possibile, quel suo prodotto che non è più utile. L'altra cosa importante è capire a livello regionale, perché la competenza alla gestione dei rifiuti è regionale, che tipo di impianti noi abbiamo in regione. E quindi, ok, mi taccio? È tornata Anna Maria? No, io vado avanti, non c'è problema. Allora, Anna Maria sta cercando di collegarsi, ci scusiamo, ma ha avuto un crash nel computer e sta cercando di collegarsi via telefono. E, allora, vediamo, sta succedendo qualcosa. Scusateci, vabbè, intanto. In realtà Anna Maria doveva introdurci un attimo la terminologia e la classificazione delle plastiche. E, non so, Marco, se vuoi possiamo provare comunque a parlare con te, se sei d'accordo, intanto che aspettiamo, delle soluzioni tecnologiche che possono essere adottate con le bioplastiche. Magari poi cercheremo di spiegare un po' dopo, magari se vuoi inserire tu qualcosa per capire quali sono i polimeri di nuova generazione e quando è possibile utilizzarli e quando è possibile avere dei vantaggi nello smaltimento. Sì, buongiorno a tutti. È un po' insolito, nel senso che io devo occuparmi, diciamo, della parte più tecnologica, per cui l'introduzione di Anna Maria era importante in questo momento, però purtroppo la tecnologia non ci aiuta. Allora dobbiamo procedere così. Insomma, io quindi per chi ci ascolta, parleremo prima delle tecnologie, quindi delle normative, eccetera, senza poter dare le definizioni che sono preziose poi per capire tutto quello che io andrò a dire. Vabbè, comunque, allora, se vuoi condividere la mia presentazione, poi magari posso interrompere nel momento in cui Anna Maria... Sì. Posso fare la mia prima parte e Antonella, quindi facendo la prima parte, poi dopo magari... Anna Maria riprende il filo del discorso. Ok, quindi condivido io la tua, va bene? Sì, allora, sì. Ecco qua. Eccoci. Bene, questo, diciamo, è un po' il riassunto di quello di cui andrò a parlare. Le bioplastiche come esempio di applicazione di economia circolare, l'economia circolare che richiede praticamente una gestione attenta e direi quasi perfetta, secondo l'intendimento proprio di chi ha pensato a questo tipo di economia, dei rifiuti. Rifiuti che praticamente non ci devono essere, devono essere zero. Se ci fossero, dovrebbero essere poi le materie prime per un altro processo. Ecco, quindi va inserito un discorso delle bioplastiche in questo aspetto dell'economia circolare, che è molto importante, e poi c'è la normativa europea. Chi si occupava di bioplastiche fin dagli anni 2014-2015, come me, anche prima, ovviamente eravamo considerati dei visionari, perché le bioplastiche non avevano comunque le quantità disponibili per essere lavorate con i cicli di lavorazione tradizionale, con le tecnologie tradizionali. Altra cosa importante, il costo. Costo estremamente elevato, diciamo due volte, tre volte oltre il costo dei materiali attuali. E quindi dicevamo tutti, ci vorrebbe una normativa che in qualche modo premia le bioplastiche, al di là dei costi, al di là delle difficoltà, un po' in qualche modo per costringere ad usare questi materiali che hanno effettivamente benefici ambientali non importanti, come poi vedremo. Alla fine è arrivata. È arrivata il 5 giugno 2019
con l'avvento del nuovo Parlamento europeo c'è proprio, come tutti molti sanno, insomma molti di voi sanno, questa visione del Parlamento europeo, in particolare della Commissione, verso una politica green che riguarda essenzialmente anche il mondo delle plastiche e delle bioplastiche. La 904 è sicuramente una svolta. L'analizzeremo non nel dettaglio, ma essenzialmente nei punti principali, e vedremo che effettivamente comporterà negli anni futuri, con delle scadenze precise che ci impone la Commissione, dei cambiamenti veramente epocali, soprattutto per l'Europa. Marco, ti interrompo un secondo e tornata Anna Maria, se preferisci che... Sì, preferisco che continui lei, non c'è problema. Okay. Scusate, ho avuto un problema di connessione. Mi sentite? Sì. Allora, provo io a condividere lo schermo, scusate molto. Si vede? Sì. Ok. Allora, Anna Maria, mentre tu non c'eri, avevo un po' anticipato che quello che volevamo chiedere a te fondamentalmente era innanzitutto per cercare di capire qual è il problema, cercare prima di chiarire le terminologie che utilizzeremo. Quindi vorremmo chiederti che cosa si intende esattamente coi termini plastiche e bioplastiche, su cui c'è tanta confusione. Come vengono definite esattamente dal punto di vista scientifico questi materiali e quali sono le classificazioni più sensate tra quelle che si sentono in giro? Ok, grazie. Prima una brevissima... che sta diventando veramente un materiale molto importante, attorno a noi lo vediamo ovunque, applicazioni... dovuta al fatto che tanti sono i materiali plastici con caratteristiche diverse. La plastica praticamente è stata scoperta, fra virgolette, intorno a metà del secolo scorso, 1900... Io non sento più, voi sentite? Anna Maria? Anto, non senti più? Ecco. Sì, non senti? Ecco, senti? Adesso ti sentiamo. Allora, forse devo tenere così vicino? Magari proviamo senza condivisione, visto che la connessione non è molto stabile. Ok, allora magari Antonella le metti tu le slide. Va bene. Ok, quindi la plastica ha avuto un successo veramente incredibile. E la produzione di plastica è aumentata tantissimo, se partiamo dagli anni 50 fino ai nostri giorni, e la plastica trova applicazioni in tantissimi campi, principalmente nell'imballaggio. Ma anche ad esempio nel biomedicale la plastica è molto importante, in agricoltura, in tantissimi tipi di applicazioni, tanto che la plastica può essere quasi considerata un materiale insostituibile. Come possiamo cercare di anche come possiamo pensare di in qualche modo riuscire a definire questo mondo che è veramente molto molto complesso? Allora, una prima classificazione può essere fatta considerando da dove deriva la plastica e qual è il suo fine vita. Per cui è possibile, diciamo, Antonella riesce a inserire... Sì, adesso condivido. Ok, perfetto, così andiamo subito nella slide, quella dovrebbe essere la 4, direi. Allora, ecco qua. Andiamo nel 4, sì, alla prossima. Ecco, che cos'è la plastica? Quella indietro, Anto. Che cos'è? Questo. Ecco, che cos'è la plastica? Praticamente la plastica è formata da tanti piccoli mattoncini, tante piccole molecole che vengono legate tutte insieme per formare una molecola veramente molto grande che prende il nome di polimero o di macromolecola. È una molecola appunto caratterizzata da una grandissima lunghissima successione di questi piccoli monomeri.
E, se noi vogliamo appunto provare a fare una classificazione, andiamo non nella prossima, in quella successiva, ecco, noi abbiamo la possibilità di classificare la plastica in due modi, sia da dove deriva che qual è il suo fine vita. Consideriamo dall'alto. Dall'alto noi possiamo vedere che la plastica può derivare da biomassa, oppure in basso la plastica può derivare da petrolio. Oppure, in base al fine vita, la plastica può essere considerata biodegradabile oppure può essere considerata non biodegradabile, dove con biodegradabile, poi vedremo meglio, significa che la plastica comunque può essere spezzettata in questa grande macromolecola, può essere tagliata in più piccoli pezzetti da microorganismi in modo tale da ridurre quelle che sono proprio le dimensioni di queste lunghe macromolecole. Se noi guardiamo, quindi, il nostro schermo può essere diviso in quattro parti e se consideriamo quella che è la plastica convenzionale, Non ti sentiamo più. Scusate, oggi proprio... Allora. Niente, io non... È andata via ancora, io mi dispiace. Oggi è veramente un disastro da questo punto di vista. Elisa, non so se... Ecco, adesso mi sentite? Oh, ok, sì, eccoci. Anna Maria, Anna sì. Maria, c'è sì. Un suggerimento dal pubblico, secondo me, intelligente. Magari sì. Prova a staccare la telecamera, parla e basta. Ok, perfetto. Magari okay. La connessione è più stabile, l'importante è la tua voce. Ok, così mi sentite? Adesso sì. Sì. Ho tolto anche le cuffie. Appena non mi sentite più me lo dite. Purtroppo mi dispiace, non riesco a migliorare la connessione. Sono col telefonino adesso, ho avuto un problema della connessione di casa. Dunque, praticamente, quindi la maggior parte delle plastiche, le plastiche che noi vediamo attorno a noi, il 98% delle tantissime milioni di tonnellate di plastiche prodotte all'anno, sono 359 milioni, sono plastiche convenzionali derivate dal petrolio e non biodegradabili. Poi invece abbiamo tre categorie diverse di bioplastiche che possono essere, cominciamo a spostarci, dall'alto a sinistra abbiamo bioplastiche che sono le stesse che abbiamo visto in basso, però ottenute da biomassa, quindi si sta cercando di ottenere da biomassa quelle che sono le plastiche convenzionali e qualcosa si riesce ad ottenere anche a volte se non del 100% ottenute da biomassa. Poi spostiamoci invece nei riquadri a destra, molto importante in alto a destra le bioplastiche che sono quelle ottenute da biomassa e biodegradabili. Due esempi sono molto importanti, l'acido polilattico e i polidrossalcanoati, sono due polimeri ottenuti da biomassa e biodegradabili che si stanno cominciando a diffondere. Poi in basso abbiamo invece bioplastiche che sono derivate ancora da petrolio, però biodegradabili. In totale queste bioplastiche, quindi di tre categorie diverse, costituiscono il 2% di tutti i 1.360 milioni di tonnellate di plastiche prodotte all'anno, quindi la percentuale è ancora molto bassa. Se andiamo a vedere nella slide successiva, Anto, se vai nella slide successiva, grazie. Quali sono i problemi? Perché noi vogliamo sostituire il petrolio? Ci sono molti problemi connessi all'utilizzo del petrolio come risorsa
per le plastiche. Sicuramente danni ambientali dovuti all'estrazione, al trasporto, ai processi legati al petrolio. Poi abbiamo anche prezzi molto altalenanti del petrolio, spesso legati al fatto che la distribuzione delle risorse non sono omogenee su tutta la Terra. E poi abbiamo anche, in generale, dobbiamo pensare al fatto che queste sono risorse non rinnovabili e quindi c'è una diminuzione delle risorse disponibili. Nella slide successiva questo concetto è proprio rimarcato. È una risorsa non rinnovabile il petrolio, quindi che cosa si sta facendo? Passiamo alla slide successiva, si sta cercando di sostituire proprio le risorse, il petrolio, a risorse che siano invece rinnovabili, in particolare si è cominciato con le biomasse. E quindi andiamo nella slide successiva, qui vengono riportati, sono dati del 2019, la produzione di bioplastiche partendo da quindi biomassa. Possiamo vedere che sulla sinistra ci sono i materiali non biodegradabili. Praticamente che cosa sono? Sono per la maggior parte quei materiali che noi abbiamo visto, che usiamo comunemente, tipo il polietilenterftalato, il PET è il materiale delle bottiglie di plastica. Si cerca di ottenere questi materiali da biomassa. Questi quindi sono materiali da biomassa non biodegradabili, circa 45%. Sulla sinistra invece nel 2019 è stato prodotto per un 55% circa di materiali che sono ottenuti da biomassa, quelli in arancione sono biodegradabili, oppure due esempi di polimeri ottenuti da petrolio e comunque biodegradabili. In particolare il secondo PBS, polibutilene succinato, è un materiale che si sta cercando di ottenere anch'esso da biomassa per sostituire proprio il petrolio. Nella slide successiva, come vengono impiegate queste bioplastiche, soprattutto vediamo sulla sinistra, vengono impiegate per il packaging rigido oppure flessibile. E in particolare anche qui vediamo un importante utilizzo per il packaging rigido, sempre delle plastiche tradizionali, tipo il PET, e per il packaging flessibile un importante percentuale di utilizzo di bioplastiche derivate ad esempio dall'amido. Nella slide successiva abbiamo sempre alcuni grafici che ci fanno vedere come aumenterà pian pianino l'uso delle bioplastiche nei prossimi anni. E ancora un'altra slide, possiamo vedere ad esempio, questa è la previsione per il 2024, possiamo vedere ad esempio che sì, ci sarà sempre l'utilizzo di materiali derivati da biomassa, in particolare dall'amido, e sembra avere una certa sviluppo questi polimeri che si chiamano PHA, poliidrossialcanoati. Possiamo solo giusto vedere che cosa sono questi materiali che sono particolarmente interessanti. Nella slide successiva possiamo vedere che questi materiali sono derivati da microorganismi. In particolare ci sono dei batteri che hanno la capacità di utilizzare zuccheri e di accumulare in certe condizioni, vengono sottoposti a particolari tipi di dieta, diciamo, hanno la capacità di accumulare al loro interno come riserva dei polimeri, e questi polimeri, se vengono estratti, sono caratterizzati dal fatto di avere delle buone proprietà e possono quindi essere utilizzati per certe applicazioni specifiche nel campo, ad esempio, del packaging. Si chiamano poliidrossialcanoati, quindi sono assolutamente materiali di origine naturale prodotti da batteri. Tra l'altro queste bioplastiche, questi poliidrossialcanoati, hanno un fine vita che è interessante perché possono essere compostabili, poi vedremo bene il significato, e anche sono biodegradabili nell'acqua di mare. Ci spostiamo nella slide successiva. A cui bisogna stare molto attenti? Generalmente queste bioplastiche sono derivate comunque da biomasse che spesso vanno in competizione con il settore alimentare, per cui bisogna anche stare molto attenti a questo tipo di materiali di partenza, risorse di partenza, e anche all'utilizzo di terreni agricoli, così come verrà spiegato poi dal mio collega successivamente. Questo problema è un problema importante, tanto che se passiamo alla slide successiva,
Si è pensato ultimamente di utilizzare per le bioplastiche non tanto quelli che sono le biomasse, ma quanto gli scarti dell'alimentazione. Infatti, ad esempio, l'Unione Europea nel 2016 ha prodotto 55 milioni di tonnellate di scarti vegetali e 88 milioni di tonnellate di scarti alimentari. Quindi questi possono essere veramente delle grandi risorse per poter produrre nuove bioplastiche. Per cui, se andiamo nella slide successiva, entriamo in un concetto che è veramente interessante, che è il concetto di economia circolare. Cioè noi valorizziamo i rifiuti e cerchiamo di ottenere materia prima dai rifiuti per ottenere nuove bioplastiche. E questo è veramente un concetto che si sta imponendo in questi anni, c'è tantissima ricerca dietro questo concetto e quindi è particolarmente molto importante e molto interessante. Andiamo nella slide successiva. Ad esempio, vi faccio solo alcuni esempi. Il pomodoro è caratterizzato dal fatto di avere nella buccia una sostanza che è particolarmente interessante, che si chiama cutina. Cosa è stato fatto allora? Si è cercato di valorizzare questo materiale che è presente appunto in uno scarto, che è lo scarto del pomodoro quando questo viene, diciamo, lavorato per poter ottenere il passata, ad esempio, di pomodoro. Per cui nella slide successiva si può vedere che è stato creato, ad esempio, proprio in Italia, vicino a Mantova, un impianto di estrazione. I produttori locali di pomodoro forniscono questi scarti, che sono le bucce di pomodoro. Viene estratta questa sostanza che è la cutina. Questa cutina viene inviata a una ditta che produce vernici e questa vernice viene utilizzata all'interno delle lattine che contengono la passata di pomodoro stessa. Per cui praticamente lo scarto del pomodoro riesce a essere utilizzato proprio nel packaging del pomodoro stesso. Gli scarti poi vengono utilizzati attraverso un digestore per fornire bioenergia. Ulteriormente si è fatto anche un passo in avanti, sì, nella slide successiva, lo stesso impianto è stato reso più flessibile perché? Perché in realtà gli scarti di pomodoro sono stagionali. Allora si è cercato invece di poter modificare l'impianto per utilizzarlo anche tutto l'anno con altri tipi di scarti. Per cui sono stati presi degli scarti dell'industria agroalimentare, ad esempio scarti di crusca, è stata estratta una sostanza interessante che è l'acido ferulico. Questo acido ferulico è stato trasformato in materiali polimerici, è stato utilizzato per ottenere nuovi materiali polimerici, nuove bioplastiche, che vengono utilizzate sia per il packaging rigido flessibile, sia per i teli di pacciamatura in agricoltura. Quindi diciamo questo è l'esempio di una utilizzazione molto significativa di scarti agricoli per ottenere nuovi materiali che poi ad esempio ritornano a essere utilizzati nell'agricoltura stessa. Andiamo avanti, altri esempi, ad esempio gli scarti delle vinacce, le scarti della lavorazione del vino, ma anche gli scarti lignocellulosici possono essere utilizzati, possono essere frantumati, possono essere estratte molecole ad alto valore, quali ad esempio i polifenoli che hanno valori di proprietà antiossidanti, ad esempio per altri tipi di applicazioni, e questi scarti e residui solidi possono essere utilizzati per la preparazione di compositi, cioè possono essere mescolati ad altre matrici polimeriche per ottenere materiali, si vede nella slide successiva, che possono avere interessanti applicazioni, ad esempio sempre per il packaging. Oppure, andiamo avanti, un altro esempio molto interessante è un esempio di una ditta lavora con i funghi. In particolare i funghi, certi specifici tipi di funghi, hanno la possibilità di utilizzare degli scarti per poter crescere e utilizzano il loro micelio per inglobare anche le parti lignocellulosiche di questi scarti e si formano dei nuovi materiali che assomigliano molto al polistirolo e sono materiali che possono avere applicazione, ad esempio, nell'agricoltura, sono materiali che assolutamente biodegradabili, possono avere poi applicazione ad esempio anche come pannelli perché hanno la capacità di assorbire ad esempio i suoni e quindi possono trovare certe applicazioni anche nell'edilizia.
Per cui anche qui ci sono questi tentativi, che sono tentativi comunque molto interessanti anche di successo per poter sfruttare scarti dell'industria agroalimentare proprio per ottenere nuovi materiali che possono avere poi applicazioni molto interessanti. Quindi si è proprio è evidente questa ricerca di cercare di sostituire il petrolio con risorse rinnovabili e in particolare con scarti. Quindi da quello che ci dici, insomma, non è importante solo la caratteristica del materiale in sé, ma anche come nasce e come muore. Proprio per questo, una domanda che diciamo che molti si fanno: ma ci sono plastiche più buone e plastiche più cattive? Sono meglio le une o le altre? E quando si dice di eliminare le plastiche dalla nostra vita, è davvero possibile? Allora, se non è possibile, il problema ambientale come può essere arginato? Cioè con quali soluzioni tecnologiche o anche quali soluzioni di comportamento, se ci sono? Sì, diciamo che non esistono plastiche buone o cattive, diciamo che dipende un po' anche dall'utilizzo che noi ne vogliamo fare. Ad esempio, per oggetti che durano poco, che hanno vita breve, va molto bene che le plastiche siano biodegradabili, però non è necessario, cioè che la biodegradabilità non è un fattore, una proprietà necessaria. Ad esempio, le plastiche che devono durare per beni quindi durevoli, assolutamente non devono essere biodegradabili, però la tecnologia deve intervenire per poter trovare il modo di recuperare queste plastiche, ad esempio, attraverso operazioni, ad esempio, di riciclo. Quindi non esistono plastiche buone, non esistono plastiche cattive. Sicuramente se noi vediamo il mondo intorno a noi, è molto difficile riuscire a pensare ad un mondo senza plastica. La plastica ormai è entrata nella nostra vita e soprattutto ha talmente tanti vantaggi che diciamo che possono spiegare il grande successo di questi materiali. Comunque, se noi andiamo avanti di qualche slide, andiamo oltre, i problemi però della plastica sono tanti, noi li vediamo, ad esempio abbiamo Anna Maria? Cade sempre sul più bello, Anna Maria. Esatto. Ci sei, Anna Maria? Mi sentite? Eccoti, sì. Adesso sì. Anna Maria? Niente. Per esserci è connessa, la vediamo. Connessa, ma ha il microfono spento però, no. No. Anna Maria, ci senti? Niente. Io ho qui le slide, ma... Intanto possiamo, ecco, vedere la dimensione del problema, forse intanto se lei riesce... Ma è proprio, non c'è proprio più. No, ma infatti Antonella, visto che anche il tempo è tiranno e sono già le 11.45... magari passiamo poi le slide a tutti i partecipanti via mail e passiamo all'ultimo relatore. Va bene. Allora Marco, oggi è veramente strano. Io Marco rimetterei a questo punto le tue slide, se mi senti. Eccoci. Hai il microfono spento? Ecco. Sì, io vi sento. Eccoci. Vi sento. Se ci sono problemi posso togliere la telecamera? No, devo dire, no, non sembra che ci siano problemi. Allora, riprendiamo un po' da dove abbiamo lasciato bruscamente
bruscamente prima, cioè stavamo comunque introducendo, diciamo, le soluzioni tecnologiche, sì. Anche le soluzioni tecnologiche che possono essere adottate. E oggi stavi cominciando a illustrare, diciamo, anche la necessità che c'è sempre stata di normative, un po', diciamo, il percorso che avete fatto voi studiosi delle bioplastiche negli anni. Per cui, sì, niente, se vogliamo continuare su questo. Sì, ecco, allora, le slide le scorri tu? Se per te va bene le scorro sì, io? Sì, 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 no, ti dico nella successiva, quindi praticamente quando mi senti dire così puoi scorrerle tu così direttamente. Uh-huh. Allora, riprendo un attimo quello che sono i quattro punti fondamentali della piattaforma tecnologica europea per la chimica sostenibile. Una cosa che è stata creata nel 2012, ma in realtà è ancora estremamente valida. E ci sono la cosiddetta politica delle 4R, in inglese, diciamo, perché sostituire si dice replace, altrimenti c'è il riciclo, riutilizzo, la riduzione della quantità della plastica e poi, dove è possibile, si cerca di sostituire. Ecco, questa è ancora oggi praticamente la strategia che è più adottata, è la più valida sicuramente per affrontare il problema dei rifiuti e soprattutto, diciamo, nel caso di alcuni materiali da plastiche tradizionali, portarli a bioplastiche, utilizzare plastiche con un minore impatto ambientale. Quindi queste sono poi le linee guida che ci hanno guidato dal 2012, ma sono ancora estremamente attive e secondo me ben fatte, per cui noi a questo ci dobbiamo attenere. Nella slide successiva, come diceva poi Anna Maria, praticamente le plastiche trovano il loro maggiore utilizzo nell'imballaggio. Questo qui è la fonte di questi dati, è Plastic Europe, e Plastic Europe dice che ad oggi, 2019 praticamente, poi il 2020 ancora non sono disponibili, quello che è l'utilizzo principale che trova la plastica è nel packaging, quindi negli imballaggi, come sappiamo tutti, della nostra vita quotidiana. Il resto, diciamo, ha grande sempre importanza, però diciamo l'imballaggio è quello che svolge sicuramente un ruolo importante per quanto riguarda l'utilizzo delle plastiche. Gli imballaggi ovviamente a fine vita fanno parte della maggior parte dei nostri rifiuti, come si vede nel grafico a fianco. Rifiuti che possono andare da diversi tipi. Ecco, tutto questo, quei rifiuti devono andare allo smaltimento, il più possibile andare allo smaltimento. Per cui in realtà c'è il recupero energetico, c'è il riciclo, quindi rigenerazione dei materiali che possono venire o da rifiuti industriali, che si chiama anche riciclo primario, oppure da post-consumo. Quindi oggi esistono fonti di approvvigionamento delle materie plastiche di due tipi, rifiuto industriale e rifiuto da post-consumo. Poi vedremo come questo può essere affrontato. Nella slide successiva, quindi ho fatto soltanto un esempio. Ecco, tutto questo, diciamo, era valido fino a quello che era la direttiva 904, quindi praticamente non c'era una legislazione che diceva in che gli imballaggi flessibili dovevano avere il minore impatto ambientale possibile. Questo non era scritto da nessuna parte. Per cui le bioplastiche, nonostante il loro utilizzo, diciamo, che non richiede una filiera specifica nel suo post-consumo e quindi nel suo fine vita, non avevano un gran impatto e quindi non erano estremamente utilizzati. Oggi, con l'arrivo della 904, tutti questi materiali, diciamo, che sono, come vedete, i piatti, i flaconi, gli shopper, e alcuni, nel caso anche delle bottiglie, in alcuni casi, mancano, diciamo, le stoviglie, le tazze, diciamo, quelle usa e getta. Ecco, tutto questo, negli anni successivi, come vedremo, sarà vietato produrlo. Quindi quello che è il monouso, se non è biodegradabile, sarà vietato. E chiunque lo vorrà fare, ci saranno
delle norme precise che dovrà indicare, appunto, ci sarà un'estensione della responsabilità del produttore verso il consumatore. Nella slide successiva, tutto questo per dire che se non arriviamo a un riciclo efficiente, la plastica può arrivare in mare. L'antropizzazione delle zone marine vicino al mare, essenzialmente è stato dimostrato con numerose pubblicazioni, dove c'è l'immissione dei fiumi nel mare, in prossimità delle foci dei fiumi esiste un maggior inquinamento delle plastiche. Quindi è un inquinamento antropico, quindi dovuto essenzialmente dall'incuria dell'uomo che fa arrivare per mancanza di riciclo e mancanza di trattamento dei rifiuti, quindi tutto quello che riguarda il fine vita di questi materiali, lo fa arrivare al mare. Al mare, questi quando arrivano al mare si frammentano per questioni, per agenti atmosferici, per il sole, per azione meccanica delle onde, e anche diciamo per una frammentazione che viene naturale, diciamo, per l'utilizzo, diciamo, che se ne fa. Per cui si producono queste microplastiche che per definizione sono scaglie, tipo scaglie di materiali con dimensione media inferiore ai 5 mm. Cose che sono anche difficili da vedere, no, quindi non è un inquinamento visivo impattante come quello che vedete. Quelle sono effettivamente le cose più difficili da rimuovere, queste microplastiche. Per cui le microplastiche possono avvenire, diciamo, perché c'è la frammentazione di questi elementi di plastica più grandi, oppure perché a monte, quindi prima di arrivare al mare, non c'è un trattamento delle acque adeguato, per cui le microplastiche passano lo stesso e arrivano comunque al mare. Non in pezzi così grandi, però ci sono lo stesso. Qual è l'impatto delle microplastiche sull'ambiente acquatico? Lo sappiamo, quindi essenzialmente, diciamo, nei pesci, e quindi anche nell'ambiente marino in generale. Sono materiali che non degradano, quindi possono rimanere lì per decine e decine di anni, continuano a frammentarsi e quindi sono ancora, più si frammentano, più sono difficili da togliere e da recuperare. Quindi questo è un problema che viene dall'antropizzazione, che se non risolviamo il problema del riciclo del fine vita, il mare tenderà sempre di più a riempirsi di queste cose. Bene. Nella slide successiva, la cosa di cui APM si è occupata è per il discorso delle reti, per l'itticoltura. Chi frequenta la riviera romagnola, i lidi ferraresi e anche altro, spostandosi sempre verso sud, troverà essenzialmente i residui delle reti che sono dovute per gli allevamenti di cozze. Questo è un problema impattante, che si vede molto bene, che è un problema da risolvere. Problema da risolvere sia con la sostituzione con plastiche biodegradabili, però dopo, come vi dirò, ci saranno dei problemi non da poco per capire poi quale sarà l'impatto durante la biodegradazione delle molecole che si formano e vanno a finire in ambiente acquoso, oppure direttamente con le plastiche tradizionali, che però devono prevedere uno smaltimento, un riciclo e una reimmissione della plastica rigenerata da reti all'interno degli stessi prodotti. Nella slide successiva, questo, diciamo, è il problema del riutilizzo. Oggi esistono le cosiddette plastiche di seconda vita. C'è una normativa in cui APM applica con regolarità per diverse imprese su tutto il territorio nazionale, che è la UNI 1067. E della UNI 1067 in realtà ce ne sono diverse, quindi sono 18 norme. C'è la barra 2 che identifica quelli che sono il livello di composizione che deve avere un polietilene rigenerato, un RPE. La barra 3 identifica quello che deve essere la composizione per un polipropilene rigenerato, e così via per le miscele delle polifini, che è il barra 16, per il PET, quindi si parlerà di RPET. Cosa sono queste normative? Queste normative definiscono, come si vede nella slide, dalla raccolta differenziata, viene separata, macinata, come fa vedere la slide,
e nel momento in cui avviene la separazione, la rigenerazione, la norma dice che deve avere un contaminante minimo per essere indicato come materiale rigenerato. Non è più un rifiuto, non è più un rifiuto. Quindi è una plastica di seconda vita, PSV. Questa plastica può essere reimmessa direttamente nel ciclo produttivo, dipendentemente da quello che poi si andrà a fare. Ma la cosa estremamente importante è che quel tipo di plastica, che sia polietilene rigenerato, polipropilene o PET, è importante reinserirlo nello stesso settore commerciale, nello stesso ambiente da cui proviene, in modo tale da diminuire l'utilizzo della plastica tradizionale. Quindi ci occupiamo del riciclo, rigeneriamo, lo inseriamo esattamente in prodotti simili, dove è possibile, chiaramente in quantità che non compromettono quelle che poi sono le loro prestazioni e le loro caratteristiche. Tutto questo poi, come sapete bene, si riproduce in realtà nei quattro contenitori che siamo abituati a vedere nelle nostre città, nelle nostre strade: il giallo, il verde, il blu e il marrone. Ecco, la difficoltà nel post-consumo delle plastiche tradizionali è che, a seconda del tipo di plastica, dobbiamo avviare una filiera particolare, specifica per il recupero di questi materiali. Quindi ce ne sarà una per il polietilene, una per il polipropilene, una per il polistirene, una per il polistirene espanso, per esempio, e così via. Ecco, questa è un po' la difficoltà. Quindi recuperiamoli sì, però dopo, in realtà, se le vogliamo rigenerare, bisogna che ci siano delle tecnologie e dei modi di operare per la loro rigenerazione che sono differenti, per cui si sviluppano delle tecnologie diverse. Nella slide successiva, ecco, le bioplastiche cos'hanno di particolare rispetto alle plastiche tradizionali? È che, se osservate il ciclo che viene riproposto nella slide, quindi noi passiamo da quella che è la canna da zucchero, quindi la produzione di zuccheri, che è un carbonio di tipo naturale, vegetale, si dice, quindi è un carbonio che è presente sulla crosta terrestre. Da quello, per biofermentazione, otteniamo il polilattico. Dal polilattico otteniamo i nostri beni per fare dei prodotti finiti. In questo caso c'è tessuti, lo schermo del telefonino e così via. A fine vita questi materiali devono essere poi rigenerati oppure riciclati, esattamente come avveniva per i materiali tradizionali. La caratteristica della bioplastica è che, se noi avviamo questo tipo di rifiuto direttamente, viene conferito in quello che è il contenitore marrone insieme a quello dei scarti dei cibi che siamo abituati a vedere, quello diventerà compost e arriverà a diventare, diciamo, di nuovo un carbonio disponibile come ammendante per uso agricolo, e da lì ovviamente la pianta che si sviluppa fissa della CO2 e così via. Questo, diciamo, è un ciclo che si cerca di realizzare, come vedremo, con qualche difficoltà, però questo è lo scopo. Quindi noi, la caratteristica che abbiamo migliorativa e importante rispetto alla plastica tradizionale è che, nel momento in cui il materiale bioplastica arriva a fine vita, possiamo sfruttare direttamente quelli che sono i canali di fine vita, quindi anche oppure di rigenerazione, direttamente con i rifiuti e organici. Cosa che c'è tutta una filiera già pronta, quindi non dobbiamo avviarne delle altre. Ecco, quindi ci sono delle difficoltà, come vedremo più avanti, che però possono essere, secondo me, superate, e quindi messo all'interno di tutta una serie di rifiuti, quindi ben catalogati e definiti. Bene, questo, diciamo, fa vedere che le plastiche tradizionali, quello che si chiama il footprint, cioè l'impronta ambientale che hanno una plastica, come per esempio l'acido polilattico, praticamente è, se si sviluppa quel ciclo che è visto a fianco, praticamente è un impatto praticamente nullo. Quindi non ha impatto. Perché? Perché non ha scarti, non ha bisogno di carbonio fossile, e il carbonio naturale si rigenera in un ciclo naturale. Questa, diciamo, è la definizione di economia circolare. Questa è la linea di tendenza, dobbiamo cercare di applicare questo, non ci riusciamo al 90%, all'80%, quello che sarà, però dobbiamo tendere, diciamo, a realizzare il più possibile questo ciclo,
Questa è la nostra roadmap. Qui dobbiamo realizzare questo, con tutte le difficoltà che ci sono, ma dobbiamo arrivare qui. Allora, bene. Intanto grazie. Ti chiedo una cosa, ci sarebbe una domanda? Sì? Te la faccio magari adesso? Sì, sì, prego, prego. Allora. Elisa, però io qui non vedo domande. La leggo io. Sì. Chiedono sulla la direttiva SUP non esclude dal perimetro delle restrizioni le plastiche monouso, biodegradabili e o compostabili. È più un dato di fatto, è una puntualizzazione sulla direttiva rispetto all'utilizzo delle plastiche. Sì, no, non ho capito la domanda. La direttiva, che direttiva? SUP non esclude dal perimetro delle restrizioni le plastiche monouso, biodegradabili e o compostabili. Dunque, la direttiva, c'è una norma comunitaria che è al di sopra di tutte le altre norme, che è la 904, che è così, che quella è quella che tu e noi dobbiamo assolutamente rispettare, che è quella che poi adesso dobbiamo andare a vedere, analizzare nel dettaglio nelle slide successive. Quindi tutte quelle che sono i regolamenti nazionali con la 904 andranno a cadere, perché gli Stati membri devono recepire quelle che sono le normative europee. Quando lo faranno non lo sappiamo, ci sono delle scadenze che la normativa impone, però dopo quello ovviamente va a coprire tutto e qualsiasi conflitto, diciamo, con le altre normative viene meno. Marco, credo che la direttiva SUP sia proprio la 904. Ah, chiedo scusa. Plastic. Si riferisce alla stessa normativa a cui ti riferisci tu. Sì, sì. Sì. Non sapevo che si chiamasse SUP. Per gli amici SUP. Ah, ecco. Io l'ho sempre chiamata 904. E tu sei formale. Sì, sì, cioè io, ecco, sì, no, la 904 adesso... Riesco a leggerle anch'io, sì. La 904 in realtà specifica con degli allegati in maniera minuziosa, anche se volete un po' noiosa, quali sono le plastiche, diciamo, con il divieto. Ecco. Quindi bisognerebbe analizzarla nel dettaglio, essenzialmente. Quindi andare a dire qual è che c'è il divieto, per quali tipi di monouso e per quali non c'è, e se eventualmente si insiste anche a produrre questo, quelle che c'è la responsabilità estesa del consumatore, cosa deve, del produttore, cosa deve essere, cosa deve fare. Ecco, quindi magari possiamo, diciamo, passare alla descrizione più precisa della 904, così magari la risposta c'è già. Sì, in sostanza. Infatti, diciamo, l'ultima parte di questa chiacchierata verteva proprio su dopo la panoramica sulle tecnologie, parlare in maniera approfondita della normativa, cioè situazione nazionale e internazionale rispetto alla normativa e, insomma, quello che può fare la normativa nuova o anche la normativa futura. Se... Sì. Sì. Abbiamo allora altre due domande. La prima, esistono delle bioplastiche ammesse nei prodotti cosmetici a risciacquo? E l'altra invece, sempre sulla direttiva, la direttiva include le plastiche biodegradabili tra le restrizioni. Penso fosse una precisazione rispetto a quanto già detto. Allora, la seconda domanda. C'è il divieto, la 904 impone il divieto per alcuni prodotti di plastica monouso e specifica quali. Però dice... Se poi questi tipi di plastiche monouso li fate con polimeri biodegradabili, allora è permessa. Quindi bisogna soltanto analizzare gli allegati della 904 e vedere se c'è il prodotto di interesse. Quindi bisogna, diciamo, con quello. Però la 904 pone appunto questa linea di demarcazione tra prima il 5 di giugno 2019 rispetto ad oggi. Da quel momento in poi, diciamo, è stato stabilito che come deve essere un polimero biodegradabile e poi quali sono i prodotti vietati nel futuro di quelli monouso.
Questo è quello che dice il 904, che tutti noi aspettavamo che ci fosse appunto una normativa europea che in qualche modo potesse aiutare l'utilizzo e l'espansione delle bioplastiche per il beneficio ambientale che ha. Prima di allora effettivamente tutto era abbastanza difficile. La prima domanda che non mi ricordo. Se esistono bioplastiche ammesse nei prodotti cosmetici a risciacquo. Allora, c'è un allegato anche specifico per quanto riguarda i cosmetici, che lo vedremo dopo. In generale le bioplastiche possono essere utilizzate per le loro proprietà, per le loro caratteristiche, per prodotti cosmetici. Quindi in alcuni casi questo è possibile. Il problema è che la 904 rientra sempre nel discorso del monouso. Quindi che sia cosmetico o no, il problema è che non ci deve essere il monouso. Per cui deve essere per forza biodegradabile se lo vogliamo fare. E lì ci imbattiamo con un problema di proprietà della bioplastica che magari adesso, per rispondere meglio, ce lo affrontiamo nelle slide successive. Va bene, perché poi chiedevano un chiarimento anche su quella, diciamo, sull'utilizzo dei biodegradabili concessi, ma direi che possiamo continuare, poi magari. Sì. Ecco, cominciamo ad affrontare quelle che sono le normative. Quindi, allora, siccome è importante definire, avere una certificazione di biodegradabilità, se noi vogliamo fare una plastica monouso, come dice la 904, allora per poterla continuare a fare, deve essere biodegradabile, dobbiamo sapere che ad oggi esistono 4 tipi di certificazione di biodegradabilità e compostabilità. C'è l'OK Compost, che è il compost industriale o cosiddetto ad alta temperatura, 55-58 gradi. Poi c'è l'on compost, o cosiddetto biodegradabilità a bassa temperatura, che sarebbe il compostaggio che si fa nel proprio giardino di casa, nella compostiera, dove tutti, diciamo, possono farlo. E ci sono anche, a seconda delle zone d'Italia, alcune agevolazioni che le aziende, diciamo, di raccolta dei rifiuti fanno per chi usa una compostiera nel proprio giardino. Per cui è molto importante per i consumatori sapere se poi quel prodotto biodegradabile può essere messo all'interno della compostiera di casa oppure no. Ecco, quindi se è un compost industriale o home è importante. La seconda cosa, la biodegradabilità in acqua dolce, in sostanza acqua potabile, per esempio, potrebbe anche essere. E poi in acqua marina, cioè nel mare. Ecco, vedremo che qui, soprattutto qui nel mare, ci sono molte difficoltà. Da un punto di vista normativo, una norma specifica, precisa, ancora non c'è, di fatto. Quindi, per sapere se è biodegradabile all'interno del mare. Bene, se analizziamo nella slide successiva... Che è successo? È caduta Antonella. Ecco. Abbiamo dei problemi proprio di connessione oggi. Aspettiamo un attimo, poi se vuoi posso aprire io le slide o le apre direttamente Marco. Sì. Le apro io. Prova a fare direttamente, così le diamo il tempo di arrivare. Ah, dovrei aver già condiviso? Ah, è qua. Eccolo qua. Allora, è risparita Antonella. Non so, mi ha detto riconnetti e adesso ha riconnesso. Oggi proprio Zoom non è... Bene, allora, ecco. Stavamo dicendo che nella slide successiva... Eccomi. Ecco, c'è molta roba fitta, però diciamo bisogna con calma la analizziamo. Questa slide ti dice tante cose, è veramente importante. Affronta il problema innanzitutto di quelli che sono le cosiddette bioplastiche di disponibilità industriale, quindi ci sono le sigle che poi insieme leggeremo, e poi ci sono le condizioni ambientali per ottenere biodegradabilità e compostabilità e quindi avere una certificazione per le varie tipi di bioplastiche, che è molto importante. Esistono delle piccole icone, sono delle iconcine laterali dove vedete che c'è quella per la biodegradabilità in ambiente marino, in acqua, nel suolo, nell'on compost, come dicevamo prima, nelle discariche, la digestione anaerobica, mi sparisce tutto sempre, è di nuovo scomparso tutto.
Ma conviene che faccia lei la condivisione. Sì, so così, ecco. In questo modo, diciamo, vediamo che esistono tutta una serie di condizioni in cui questi materiali, principali materiali che oggi vengono usati, sono biodegradabili. Cominciamo con le prime tre in alto. Vedete che le icone disponibili sono quelle, diciamo, più evidenti, quindi in verde. Allora, nel polibutil succinato, come diceva poi Anna Maria precedentemente, ce n'è solo una, che riguarda essenzialmente il compost industriale. Ecco, il consumatore di fatto non riesce a distinguere oggi questo. Questo è un problema serio. Non c'è un'icona sul prodotto finito del supermercato che ci dice che tipo di bioplastica è. Ci dice soltanto se può essere, se è biodegradabile o compostabile. Ecco, qui si vuol fare un passo successivo, importante. Quindi nel caso del polibutil succinato ci dicono che effettivamente lui è compostabile soltanto nel compost industriale. Il PLA. Il PLA è di fatto compostabile nel compost industriale, ma anche con un digestore poi eventualmente anaerobico per la produzione, per esempio, del biogas. Dopo che avviene appunto la fermentazione, può essere fatta una fermentazione in assenza di ossigeno e quindi il materiale a fine vita PLA può produrre di fatto biogas. Quindi c'è un qualche cosa in più del PLA rispetto al PBS. Poi il PBAT, che è il polibutil adipato tereftalato, come vedete di icone ce ne ha tre. Quindi lui è biodegradabile nel suolo, è on compost e addirittura industriale, però non può subire digestione anaerobica e quindi non può produrre biogas. Ancora possiamo andare avanti col polibutil succinato adipato, c'ha le stesse icone del PBAT. Ecco, questi, diciamo, questi materiali sono direttamente, vengono da biomonomeri, quindi i monomeri sono ottenuti per biofermentazione, poi il polimero è prodotto con le tecnologie tradizionali, impianti tradizionali di polimerizzazione, di polisterificazione, per produrre appunto i copolimeri che sono qui riportati, che prima vi accennavo. Bene, come vedete, quindi, quell'esempio di economia circolare che facevamo vedere prima, in realtà ha qualche difficoltà. Non è poi così scontato. Può essere in alcuni casi benissimo il long compost, perché effettivamente può essere smaltito nella compostiera di casa, nel compost industriale anche, però se poi dopo dobbiamo andare a fare una digestione anaerobica, in alcuni casi non c'è per la produzione del biogas. Quindi, cosa dire? Molto probabilmente nel famoso contenitore marrone dove ci saranno i rifiuti organici, molto probabilmente bisognerà pensare a una separazione dei rifiuti dal tipicamente rifiuto da cibo rispetto alle plastiche, dove è possibile, perché altrimenti i tempi, i modi, le condizioni di biodegradabilità sono diverse e questo chiaramente impone delle difficoltà a quelli che sono i gestori della raccolta differenziata e quindi delle centrali cosiddette a biomasse. Come vedete poi quando passiamo a prodotti che sono di origine naturale come la cellulosa, l'amido, tutte le icone sono disponibili. Ecco, quindi a questo punto si semplifica ovviamente lo smaltimento del fine vita perché possiamo fare biodegradazione del suolo, anaerobica, industriale, on compost, come effettivamente è meglio fare a seconda delle condizioni e delle situazioni. Poi c'è l'acetato di cellulosa che merita, diciamo, un'attenzione. L'acetato di cellulosa, ve lo ricordo, diciamo, nella maggior parte dei casi viene quel film trasparente, un pochettino rigido, che si usa dal fioraio. Quello è l'acetato di cellulosa. Tantissimo ce n'è di quello. Che, come vedete, è un polimero naturale, però modificato. E così anche la lignina, una lignina modificata, quindi proviene dagli scarti del legno, che è biodegradabile, compostabile, ma col tratteggio verde, non col tratteggio pieno intorno alle icone, vuol dire che di fatto lo si ha soltanto per alcuni gradi commerciali, non è per tutti i polimeri. Ecco, questo un po' è il problema, diciamo, delle bioplastiche. Quindi noi dobbiamo applicare l'economia circolare, però
dobbiamo sapere che poi ogni tipo di bioplastica impone un tipo di condizione di smaltimento, cioè di biodegradazione e compostabilità in maniera diversa. Quindi se noi pensiamo a una sostituzione delle plastiche tradizionali con la bioplastica, ognuna di queste ha bisogno poi di un trattamento post-consumo diverso per arrivare a realizzare quel ciclo perfetto che abbiamo visto prima per applicazione dell'economia circolare. Le plastiche biodegradabili nel 2020, allora analizzando il grafico sotto, questi sono dati della Nova Institute che si occupa da anni del discorso in generale della bioeconomy, in particolare sulle bioplastiche, come si vede ci sarà un aumento delle bioplastiche in Europa. Ecco, vedete che questa cosa, diciamo che non so quanti magari possono essere a corrente, in Asia vedete che c'è sempre una percentuale altissima che tenderà a ridursi, perché attualmente molte delle bioplastiche che sono in Europa provengono da lì, sono importate da lì, perché l'Europa, diciamo, non è pronta per questo tipo di mercato, per cui molte aziende, grandi aziende, produttori si stanno attivando in questo. Sopra, i diversi settori di mercato, in qualche modo l'abbiamo anche già detto, quindi sono essenzialmente il consumer goods, cioè quelli che sono le capsule da caffè, quelli che sono le posate, il packaging flessibile, l'abbiamo visto prima, e anche il packaging rigido. Quelli saranno gli aumenti, ci saranno sicuramente gli aumenti per quanto riguarda le bioplastiche in questo settore, ma poi c'è un motivo ben preciso che ti spiegherò meglio nei lucidi successivi. Le bioplastiche, l'aspetto critico che non è stato toccato prima delle bioplastiche è che se noi veniamo da biomasse fermentate per ottenere biomonomeri, con i biomonomeri poi otteniamo il PBS, il PBAT, il PBSA, come vedevamo prima, con quelle sigle, queste bioplastiche poi con le quali cerchiamo di sostituire i polimeri tradizionali. Bene, la cosa importante è che la critica più importante che si fanno alle bioplastiche è l'uso di OGM. Le OGM in realtà migliorano l'efficienza nella produzione di biomonomeri, quindi esistono dei microrganismi durante la fase, un incubatore in cui c'è una fase di fermentazione dove le biomasse, zuccheri, che possono essere olio naturale o cellulosa, vengono fermentate per la produzione di materiali organici. Questi microrganismi possono essere appunto prodotti in laboratorio, non sono disponibili in natura e migliorano l'efficienza, quindi la produttività di questi biomonomeri. E questo, diciamo, è una delle particolari critiche. L'altra critica è stata già affrontata in precedenza, che è il consumo del suolo. Quindi se noi pensiamo a una fabbrica di bioplastiche, dobbiamo pensare che a chilometro zero, quindi nel limite di 50 chilometri, dobbiamo avere diversi ettari, per esempio, di mais, che è la materia prima, biomassa, per ottenere da biofermentazione poi i biomonomeri e poi così il polimero. Quindi c'è consumo di suolo, di acqua e fertilizzanti. Sono le principali critiche. Allora, come aveva poi anticipato Anna Maria, poi dopo c'è stata, diciamo, un po' un problema di connessione, oggi si preferisce parlare di scarti, quindi utilizziamo gli scarti dell'agricoltura, gli scarti dell'industria alimentare, in modo tale da non consumare suolo e ovviamente da non consumare vuol dire anche continuare a produrre cibo e non materie prime per l'utilizzo industriale. Ecco, finalmente arriviamo alla 904. La 904, diciamo, è disponibile sui siti internet e appunto è stata pubblicata il 5 giugno del 2019. E da quel momento è cambiato completamente lo scenario delle bioplastiche. Oggi, quindi, una volta che è arrivata la normativa che dice che c'è il divieto per alcuni imballaggi flessibili, per esempio, a questo punto il consumo delle bioplastiche in Europa è aumentato tantissimo
e si fa fatica a trovare bioplastiche. Quindi in Europa bisogna che ci sia una prenotazione, ma forse se vengono consegnate, vengono consegnate dopo 6 mesi. Il PLA ormai è diventato quasi introvabile, per non parlare anche degli altri, PBS, PBAT, eccetera. Per cui la normativa ovviamente ha cambiato completamente quelle che erano le previsioni. Quindi una volta che è stato stabilito il divieto di certi imballaggi flessibili e invece la possibilità di farlo con materiali biodegradabili, le bioplastiche sono esplose, per cui tutti hanno pensato a una sostituzione e soprattutto a continuare a produrre con bioplastiche i loro prodotti che magari erano stati soggetti a divieto perché monouso. Quindi adesso questa importante direttiva che, se vi ricordate, poi in realtà è stata più ricordata non tanto per i divieti del monouso con le plastiche tradizionali, ma per la plastic tax. La plastic tax è stato proprio l'effetto, diciamo, di questa normativa. Quindi la plastic tax andava vista come una tassa per incentivare la parte del riciclo, perché vedremo che la 904 non si prende a cuore soltanto la sostituzione delle plastiche tradizionali con le bioplastiche, ma impone agli Stati membri una percentuale di riciclo ben precisa da raggiungere in un certo anno. E quindi bisogna per forza incentivare il riciclo. Il riciclo è fondamentale, se c'è il riciclo ovviamente i mari sono più puliti, l'ambiente è più pulito, migliora e tutto. Quindi vediamo nel dettaglio cosa accade. Allora, innanzitutto la 904 dà delle date, cosa che prima non c'era. Ecco, quindi diciamo era un discorso, se volete, ragionevole per sostituire una plastica con minore impatto ambientale con un'altra, con tutta una serie di problemi, però adesso ci sono praticamente delle date. Ci sono delle date per cui, diciamo, entro il 2022 ci deve essere un confronto con gli Stati membri e la Commissione, in modo tale che ci sia una preparazione di un programma di realizzazione di alcuni obiettivi, soprattutto per le percentuali di riciclo, e soprattutto, diciamo, anche nella sostituzione di certi, nell'applicazione della regolamentazione dove ci sono i divieti per certi tipi di plastica quando è monouso. Ecco, come vedete le date sono estremamente, estremamente vicine, quindi si parla per esempio che gli Stati membri devono adottare alla Commissione, presentano alla Commissione stessa, le alternative alla plastica monouso e gli strumenti economici che deve adottare ogni Stato membro per realizzare gli obiettivi che la Commissione ha dato. Quindi la Commissione dice: non mi importa cosa volete fare, in che modo, eccetera, mi presentate un piano con dei tempi, però vi dovete impegnare a realizzarlo. Se questo non avviene, come sapete, come per tante altre cose, tipo per tutti i prodotti che provengono dall'agricoltura, ci sono le multe, per cui bisogna che gli Stati si adeguino a queste normative che sono estremamente importanti. Bene, quindi questo, diciamo, è stata una svolta importante. Rispetto a questo, le leggo una domanda. Sì. Qual è lo step più difficile da implementare? Lo sviluppo della tecnologia per la produzione delle bioplastiche, la raccolta e il riciclo delle plastiche, oppure istituire, sì, politici, istruire politici e cittadini? Esatto. Ci sono tutte e tre. La normativa parla di tre cose. Allora, innanzitutto ci sono, diciamo, c'è la prima parte, la riduzione, l'articolo 4, l'articolo 5, la restrizione delle emissioni. Quindi, come vedete, ci sono vari allegati, io quindi riporto un estratto semplice, altrimenti è molto noioso leggere tutte queste cose, però lo capisco, però in qualche modo, diciamo, forse è più immediato se uno lo legge. Quindi, diciamo, esempio, l'allegato B, la plastica monouso, le restrizioni sono sulle emissioni di mercato per i bartoncini cotonati, le posate, le cannucce e così via. Su questi materiali ci sarà il divieto, oppure devono essere prodotte con plastiche biodegradabili e compostabili certificate. Se questo praticamente non avviene, quindi ci sarà tutta una serie di conseguenze che poi vedremo. Questo, diciamo, riguarda per il discorso del monouso. Sì, quindi rispetto alla domanda dei requisiti della marcatura.
Scusa, prego. Scusi, per quanto riguarda quindi qual è lo step più difficile da implementare, non è che è lo step più difficile, è proprio la definizione di questo programma che non esattamente. L'efficacia noi siamo profondamente in ritardo rispetto a questo programma. La Regione Emilia-Romagna se ne deve far carico, deve fare dei gruppi di lavoro, il cluster, la rete dell'alta tecnologia, l'assessore stesso alle attività produttive deve mettere in campo una serie di persone che devono dire noi come possiamo arrivare ad essere operativi e quindi dare e rispettare questa normativa. Oggi non c'è, per cui questo riguarda le bioplastiche, ma poi vedrete che c'è un'altra parte importante che riguarda essenzialmente il discorso del riciclo, che impone delle percentuali di riciclo, non da poco, quindi sono molto importanti da realizzare. Ecco, quindi essenzialmente i requisiti della marcatura, quindi il consumatore, vedete, deve essere informato su quella che è la gestione e quella è la necessità e l'incidenza negativa che è la dispersione del tal materiale che è monouso, non è biodegradabile, non è compostabile sull'ambiente. Quindi il produttore dovrà dire questo nel momento in cui produce il materiale plastico. Quindi è una svolta. Oggi non c'è, tutto questo non c'è. Abbiamo una puntualizzazione sui prodotti monouso. Sì. Allora, ci dicono che è scorretto dire che i prodotti monouso potranno essere prodotti se la plastica è compostabile. È biodegradabile. Sì, a meno c'è il divieto di quei prodotti, a meno che non siano biodegradabili. Ok. A meno che non siano biodegradabili. Qui c'è un... c'è qualcuno che non è d'accordo, se ci vuole mandare scrivere in modo più approfondito, poi insomma lo sottoponiamo a... Sì, certo, posso rispondere, certo. Poi c'è la responsabilità estesa del produttore. Quindi la responsabilità estesa del produttore vorrebbe dire che lui si deve far carico eventualmente, dei costi di smaltimento. Se vuole continuare a produrre un prodotto che di cui c'è il divieto, c'è tutta una serie di responsabilità che deve farsi carico, cosa che prima non era assolutamente possibile, anche perché ci sarà la marcatura e tutto. Ecco, e questo è un impegno che si impone al produttore che non ha questa attenzione al divieto del monouso. Ecco, questa è l'altra parte che prende, che è l'articolo 9, quindi c'è tutta la parte degli allegati con quali sono i monouso vietati, la responsabilità estesa, la riduzione delle plastiche. Arriviamo fino all'articolo 9. L'articolo 9 si impone anche una cosa importante, perché poi lo vedremo poi nell'applicazione che presenterò successivamente. Se non c'è la sostituzione della bioplastica, quindi la bioplastica non viene utilizzata per produrre quel prodotto finito, a questo punto però rimane la plastica tradizionale. Vedremo quando questo è conveniente o meno, essenzialmente il tempo di vita che ha la plastica, perché la plastica biodegradabile si infragilisce dopo poche settimane. Poi per chi magari ha dimestichezza e la conosce, dopo un po' si sviluppano delle muffe sopra la plastica biodegradabile, perché è una plastica che deve durare poco, è fatta in un certo modo, quindi le applicazioni devono tener conto di tutto questo. Se è una plastica invece che dice che dovrebbe durare diverse settimane, mesi, ovviamente bisogna continuare a fare degli imballaggi con la plastica tradizionale, che è giusto che sia così. Però ovviamente l'articolo 9 dice, benissimo, ma ci dobbiamo occupare del post-consumo e del fine vita. Quindi entro il 2025 i prodotti di plastica monouso pari devono essere riciclati pari al 77%. Entro il 2029 devono essere riciclati pari al 90% in peso. Quindi in tutto questo c'è un limite, quindi c'è il 2029, c'è tempo per questo, ma il 2025 dobbiamo realizzare tutta una serie di obiettivi per arrivare a questo. Oggi purtroppo questi dati non sono stati raggiunti, per cui la direttiva dice mi date un piano in modo tale che ogni Stato membro lo farà da arrivare a questi numeri, che è estremamente importante.
Ecco, quindi si occupa anche del riciclo, quindi è importante raggiungere questi livelli di riciclo per tutte le cose che abbiamo detto in precedenza. Termino brevissimamente con poche slide a proposito, diciamo, di una soluzione per imballaggi flessibili che appunto sono a breve tempo di vita, che abbiamo sviluppato come APM, soprattutto per il settore dell'itticoltura. Allora, quello che abbiamo capito bene e soprattutto è apprezzato molto dai consumatori è che nel momento in cui il contenuto ha un tempo di vita breve, non necessariamente ha bisogno di un contenitore, quindi di un imballaggio flessibile che debba durare delle settimane. Se voi pensate alla frutta, agli ortaggi, a tutti i prodotti di orticoltura, durano praticamente decine di ore, diciamo qualche giorno, dopo ovviamente devono essere smaltiti, quindi vanno in deperimento insieme, imballo e contenuto, tutti insieme. Quindi allora perché continuare a fare un imballaggio che deve durare così tanto nel tempo quando il contenuto in realtà ha un tempo di vita decisamente breve? Allora la proposta appunto era quello di fare delle reti estruse. Le reti estruse, come si vede qui per gli imballaggi, sono per i salumi, soprattutto, diciamo, noi l'abbiamo sviluppata per le cozze. La caratteristica e il successo di questo è essenzialmente dovuto a questa cosa, che noi, con tutte le criticità e i problemi che ha la bioplastica, soprattutto in termini di costo, abbiamo sviluppato un tipo di bioplastica che può essere utilizzato con le stesse tecnologie, quindi con le stesse macchine, con gli stessi estrusori, con gli stessi stampi, che si possono utilizzare per le plastiche tradizionali. Se così non fosse, il costo ovviamente per chilogrammo, per prodotto finito, aumenterebbe ancora di più, e quindi noi crediamo che questo sia, diciamo, un po' la chiave di lettura del tipo di che bisogna fare sulle bioplastiche, cioè siccome il costo della materia prima è più elevato, non si può imporre anche, addizionare sopra di esso anche il costo di nuove tecnologie, di nuovi impianti. Bisogna cercare più possibile di farlo con le tecnologie tradizionali, con gli impianti tradizionali, chiaramente in condizioni di lavorazione diverse, e creando delle miscele polimeriche di bioplastiche che possono essere lavorate allo stato fuso con le stesse macchine. Questa è un po' stata la chiave di questa applicazione, che ha avuto successo e che viene ampiamente ormai utilizzata soprattutto per l'imballaggio dei mitili. Ecco, esistono delle reti colorate e qui c'è un grandissimo problema che si apre sul colore, perché anche il colore non deve andare a inficiare quella che è la biodegradabilità. Quindi bisogna che i colori siano di un certo tipo, possibilmente di tipo naturale, che però non hanno una grande resistenza agli agenti atmosferici ed altro. Però il colore, poi dopo tutto questo, deve durare qualche giorno, per cui diciamo la durata è minima e quindi può essere anche accettabile un colore più sbiadito, non così brillante o bello come si avveniva con le plastiche tradizionali. E questo, diciamo, è l'applicazione, proprio l'esempio in cui secondo me oggi c'è la possibilità di sostituzione delle bioplastiche. Innovazione di prodotto, non di processo, per mantenere i costi, e ovviamente poi il breve tempo di vita è quello che gestisce il successo dell'applicazione con delle bioplastiche sugli imballaggi flessibili. Termino dicendo che c'è un problema, diciamo, che molti conoscono e che sanno bene, diciamo, che non è un problema da poco, è il problema delle etichette, perché le etichette di carta richiedono le colle vanno a sporcare la carta e poi sporcano anche le bottiglie, che è difficile da tirar via. Quindi essenzialmente si tende, come si vede qui, a fare etichette più termoretraibili, che ci sono già in PET. Però se poi l'etichetta va messa su un imballaggio che è biodegradabile e compostabile, quindi ovviamente non può essere un'etichetta di PET, ma bisogna che sia anch'essa un'etichetta biodegradabile. Questo apre un altro discorso per quelli che sono gli adesivi tradizionali, quindi i nastri adesivi tradizionali che sono utilizzati nella carta non sono biodegradabili, quindi se noi continuiamo a utilizzare dei nastri adesivi non biodegradabili nell'imballaggio di cartone, andiamo a sporcare il cartone. Quindi ecco, queste sono, diciamo, le applicazioni che hanno già avuto futuro e molti hanno recepito questo messaggio. Quindi dove io
dove sono vincenti praticamente le bioplastiche, come questo esempio appunto dei nastri adesivi. Quindi termino con questo, dice che per noi è uno sviluppo futuro, oltre alle reti, per il discorso delle etichette. Spero, diciamo, che ci siano stati molti spunti, diciamo, di discussione, sono disponibili a domande. Io termino qui con questa mia ultima slide. Grazie. Grazie mille Marco, sono rientrata dopo, non mi era mai capitato in tanti mesi di utilizzo di Zoom che succedessero queste cose, quindi mi scuso ulteriormente con tutti e soprattutto Marco con te che ti abbiamo fatto saltare qua e là. Allora, sono riuscita anche a rientrare nella chat delle domande, vedo che questa discussione su quella cosa di cui stavate parlando per il divieto di alcuni manufatti che va in deroga se il manufatto è di materiale biodegradabile, vedo altri interventi, vedo anche un intervento che dice la direttiva impone un divieto per alcuni manufatti, per tutti gli altri manufatti impone la responsabilità estesa del produttore a garanzia della sua raccolta e gestione a fine vita. Sì. Quindi che vuol dire? Non è che se io continuo a produrre manufatti vietati sono obbligato alla responsabilità, sto semplicemente violando la direttiva. Esattamente. Esattamente. Poi magari su questo, perché vedo che ci sono, magari su questo vi potete sentire certo. Voi, non so se ci sono altre domande, io non ne vedo, Elisa confermamelo anche tu magari, perché ne vedevo solo alcune, e visto che siamo andati anche un po' oltre i tempi, se non ci sono... No, direi che abbiamo tentato di rispondere a tutto. A tutto. E... Io credo che la panoramica sia stata, sebbene un po' a sbalzi, molto interessante, perché siamo partiti dalle definizioni principali fino al futuro e alla necessità delle normative che sappiamo essere... quello che riescono, l'unica cosa che può veramente segnare il cambiamento sul futuro di queste plastiche, tanto diciamo utili e necessarie, ma anche tanto forse gestite male fino adesso proprio per la mancanza di questa normativa. Sì. Chiedo ai relatori se hanno altre cose da aggiungere. Vedo che anche Anna Maria ci ha... Sì, mi dispiace molto per i problemi di connessione, chiedo scusa. L'ho avuto anch'io, quindi... È stato molto complesso oggi, non so il motivo. No, le plastiche sono un argomento estremamente complesso, può essere visto sotto tantissimi punti di vista. Per cui veramente questa, secondo me, è stata molto interessante come... primo approccio, poi magari si possono anche approfondire altri certo. argomenti specifici, soprattutto con diciamo un pubblico che può avere esigenze diverse a seconda delle attività che svolge. Benissimo, allora intanto io ringrazio Marco Scoponi, Anna Maria Celli e Katia Ferrari, ringrazio molto anche Elisa Bonaccorso che ha cercato di aiutarci in tutto questo caos che c'è stato, ringrazio grazie immensamente tutti i partecipanti e ci vediamo al prossimo laboratorio. Una cosa, le slide verranno inviate ai partecipanti e per qualche giorno il webinar con tutte le sue pecche rimarrà disponibile sulla pagina Facebook dei laboratori aperti. Esattamente, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie, arrivederci.